Un incendio di ampie dimensioni per causa in via di accertamento è scoppiato nel tardo pomeriggio di venerdì in una ditta di vernici e solventi tra Albiate e Seregno, nel Milanese. A quanto riferito dai pompieri, le fiamme sono divampate in un capannone della Girva in via delle Valli. Aperta un'inchiesta per turbativa d'asta in relazione al primo appalto dell'Expo, emerge da una visita fatta questa mattina dalla Guardia di Finanza presso la sede di Metropolitana Milanese S.p.A., che ha precisato che per quanto riguarda l'appalto per il quale la Procura ha aperto questa inchiesta, si è limitata a fornire un supporto tecnico a Expo. Quasi il 20% di aumento dei furti in appartamento, incremento di rapine, frodi informatiche e soprattutto violenze sessuali. E questo è il quadro che emerge dal rapporto sui dati della criminalità fornito dalla Questura di Milano in occasione del 160° anniversario della Polizia di Stato. Previsti rincari per i milanesi, il bilancio presentato dalla Giunta Pisapia vede invariato l'IMU sulla prima casa allo 0,4 per mille, così sulla seconda all'1,06, con sconti ad anziani e disabili residenti in strutture protette. Stangata invece sull'IRPEF per i redditi superiori ai 49.000 euro che passano allo scaglione più alto. Non escludo la quotazione in borsa di SEA, ma visto lo stato attuale dei mercati e anche sulla base di valutazioni approfondite, il comune ricaverebbe il 25-30% in meno, oltre al rischio di una richiesta di risarcimento per danni erariali, lo ha detto il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. Si aggirava nei corridoi dell'ospedale per rubare oggetti di valore e documenti a pazienti e familiari in visita. Venerdì mattina i carabinieri hanno arrestato Carmine Perna, 65 anni, napoletano, qui ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Il ladro metteva a punto i suoi colpi nelle corsie del reparto di cardiologia dell'ospedale Monzino. Sono 4.468 le lavoratrici lombarde che nel 2011 hanno lasciato il lavoro nel primo anno di vita del figlio, e quanto indica la CISL Lombardia, segnalando che nel 56% dei casi le dimissioni sono dovute alla carenza di servizi, alla mancanza di una rete familiare, al rifiuto da parte dell'azienda di concedere il part-time o di un orario più flessibile. L'attore teatrale Elio Weller, 75 anni, è morto venerdì mattina al Policlinico di Milano dopo essere stato investito mentre aspettava il bus a una fermata. Due moto si sono urtate e una ha travolto l'uomo. In oltre 40 anni di attività, Weller ha calcato le più importanti scene teatrali milanesi.